Allora, la settimana scorsa abbiamo fatto quello che abbiamo chiamato un po' un corso a rotta di collo sulle cose principali per metterci in grado di impostare un'applicazione in JavaFX. Adesso lo riprendiamo con un pochino più di calma, un pochino più di approfondimento ciò che abbiamo fatto, e ne approfittiamo per cominciare a costruire un primo programmino assolutamente emozionante, come vedremo. No, riprendiamo, così costruiamo bene in mente la mappa mentale di quello che stiamo facendo. Un'applicazione JavaFX è fatta in questo modo, ok? Sempre. Dicevamo che essenzialmente c'è una classe madre, application, che fa la maggior parte del lavoro per noi, e il lavoro per noi essenzialmente è quello di disporre i nodi nel modo giusto e far sì che questi nodi interagiscano, facciano ciò che devono fare, il bottone si lasci premere, la casella di testo si lasci scrivere e così via. Okay? Tutto questo lo fa già l'application per noi. Noi estendiamo questa application di fatto aggiungendo solamente i comportamenti aggiuntivi che i nodi nativamente non hanno, e sono questi comportamenti aggiuntivi che caratterizzano che cosa fa la nostra applicazione. Quindi noi abbiamo il lavoro che abbiamo fatto la volta scorsa nella classe controller, in cui vado a personalizzare, dicevamo tecnicamente abbiamo aggiunto dei gestori di eventi ad alcuni eventi scatenati da alcuni nodi a seguito delle azioni dell'utente, cioè personalizziamo che cosa fa l'interfaccia quando l'utente compie una certa azione nei confronti di un certo nodo. Questa applicazione noi la possiamo anche vedere, e così cominciamo a abituarci, a livello di diagramma un pochino più astratto, no? Dobbiamo, per pensare applicazioni più complesse dobbiamo un attimo astrarci rispetto al codice per riuscire a vedere l'applicazione nel suo complesso, se no ci perdiamo. Allora, in JavaFX è stato pensato il sistema per poter separare tre tipi di competenze o tre tipi di attività di progetto diverse. Voi immaginate che ci sia qualcuno che magari è bravo a fare l'impostazione grafica, qualcuno che è bravo a programmare, e dovete metterli insieme per lavorare su un'applicazione. Allora, chi ha progettato JavaFX, quando l'hanno pensata anni e anni fa, hanno pensato di separare abbastanza nettamente queste varie competenze. Per cui noi abbiamo l'aspetto visivo, che è composto da UX, sta per user experience, cioè esperienza utente, layout, a disposizione degli elementi, i bottoni, le caselle, eccetera, cioè dei tipi di interazioni che l'utente può compiere sull'interfaccia, e tutto questo è codificato semplicemente nell'FXML, cioè che ci dice come è fatta l'interfaccia. Dopodiché l'interfaccia che abbiamo fatto finora e che faremo per buona parte del corso sarà brutalmente grigia. È uniforme come testi, come colori, come sfondi, come font, ma questo si può cambiare facilmente senza toccare l'interfaccia stessa. Cioè, se io da domani voglio che tutti i bottoni della mia interfaccia, anziché grigi, siano azzurrini, lo posso fare andando a modificare, o la proprietà di ogni singolo bottone, ma sarei masochista a farlo, andando a modificare gli stili dell'interfaccia. Questo CSS, la sigla che sta per Cascading Style Sheets, cioè fogli di stile a cascata, che è una tecnologia che è nata per le pagine web, che vedrete nel corso di Lioi, che si applica qua tale e quale, lo stesso linguaggio, quindi non sto a raccontarvelo, se sapete che se vorrete personalizzare l'aspetto puramente grafico dell'interfaccia, lo possiamo fare tranquillamente applicando un foglio di stile all'interfaccia, così come si applica un foglio di stile a una pagina web. Adesso queste parole non vi dicono ancora molto, ma questa frase, applicare un foglio di stile alle pagine web, quando lo farete nel corso di programmazione web, si applica esattamente qua. Se andate a vedere i progetti che Eclipse crea, vi crea un file .css vuoto, e se lì cominciamo a scrivere delle regole, capitano cose, cioè di fatto si cambia l'aspetto dell'interfaccia. Su questo diciamo, ci interessa abbastanza poco. E poi c'è la parte Java, che effettivamente è lo sviluppatore che decide, no, che cosa fa l'applicazione. Quindi dovremo in qualche modo metterci, a parte la figura di destra, nella prima o nella seconda figura in momenti diversi. E che cosa otteniamo? Allora, voi avete già visto questi diagrammi probabilmente, no? I cosiddetti diagrammi delle classi, no?
fatto qualche cosa, qualche cenno a programmazione oggetti, e sono utili per visualizzare che cosa succede, no? Su un'applicazione fatta da molte classi. Quindi noi abbiamo questa classe astratta che si chiama application, no? Che noi non vediamo mai. Noi creiamo la nostra classe, la nostra applicazione, questa qua che è in questo diagramma è chiamata MyApp, che ridefinisce due metodi, main, o meglio, definisce il metodo main suo e ridefinisce il metodo start. Andiamo a vederlo qua. Cioè abbiamo un metodo main e abbiamo un metodo start. Il metodo main chiama un metodo launch. Dove sta questo metodo launch? Sta nella classe application. Questa freccia qui, dal basso verso l'alto, quindi MyApp è il mio programma, application è la libreria JavaFX, questa freccia dal basso verso l'alto con la testa triangolare vuota significa ereditarietà, extends in Java. Quindi io costruisco un'applicazione mia che eredita da application. Eredita significa che si porta dietro, implementa automaticamente, possiede automaticamente tutti i metodi, tutte le proprietà che aveva la classe madre da cui eredito. Questa classe madre ha un metodo astratto start che io ridefinisco nel mio main. Qui abbiamo il main che cosa fa? La mia applicazione estende l'application. La mia applicazione ha un main il cui unico scopo essenzialmente è chiamare il metodo launch della classe madre, che ho anch'io in quanto l'ho eredito. Quindi chiamo su di me il metodo launch. In realtà io non ho mai definito questo metodo launch, me lo sono trovato per eredità dalla classe madre. La classe madre fa ciò che deve fare, inizializza l'interfaccia, eccetera, e poi quando è pronta chiama il mio metodo, chiama il proprio metodo start, che a livello alto non è definito, ma a livello basso l'ho definito io. Quindi c'è un gioco di rimpallo tra la classe madre e la classe figlia. Quindi concetti di programmazione oggetti che avete visto, qui cerchiamo di metterli in pratica vedendoli, quelli che chiamiamo pattern di programmazione, cioè combinazione di cose, di costrutti che danno complessivamente un certo risultato. Adesso che cosa succede? È il rimpallo tra questi due metodi, ma questi metodi fanno cosa, no? Essenzialmente l'applicazione madre crea uno stage. Lo stage, dicevamo la volta scorsa, corrisponde alla finestra di Windows che contiene la vostra applicazione. Mentre invece la mia applicazione crea una scena. La scena è il contenitore dell'insieme dei nodi che metteremo nella finestra. Sono due concetti separati. Io potrei creare, tanto per prepararmela, magari una scena con tanti nodi, ma non la metto in nessuna finestra, non la mando in scena, non la mando sul palcoscenico, la tengo pronta, potrei farlo benissimo. Così come potrei avere uno stage, cioè una finestra vuota che non contiene nulla. Vedete che queste responsabilità sono diverse. Questo ci piace, no? Perché il fatto di creare lo stage è un'attività che dipende dal sistema operativo che ho sotto. Cioè, aprire una finestra in Windows è una cosa diversa rispetto a aprire una finestra in Linux o in macOS o in altri sistemi operativi. A questa differenza se la smazza l'application. Io non devo vederla, non devo saperla. Io mi trovo una finestra bella pronta, fatta. Pronta per poterci mandare sopra la mia scena. Lo vediamo di nuovo nel codice. Qua, che era sempre questo. Lo start riceve in dote, riceve come parametro già uno stage bell'e che pronto, ma il metodo start si crea lui una scena new scene. Ok? Quindi ognuno ne crea un pezzettino, poi questi pezzi li colleghiamo chiamando il metodo setScene dello stage. Nel diagramma delle classi è rappresentato da questa freccia. E la scena invoca il metodo setScene sull'oggetto stage. E la scena cos'è? La scena è composta da nodi. Quindi di fatto la mia applicazione deve creare o aggiungere dei nodi alla scena.
Quindi questa notazione col rombo, no? Una freccia che finisce col rombo, significa composizione. Cioè la scena è composta da nodi, da tanti nodi. Nodi che possono essere nodi foglia, nodi terminali, oppure nodi che contengono a loro volta altri nodi. Noi li chiamiamo nodi parent, potenziali padri, genitori, contenitori di altri nodi. Qui si mescola purtroppo in questa... Poi lo vedremo meglio quando parleremo degli alberi, perché di questo si tratta, un albero di nodi. Si mescola la terminologia botanica con quella genealogica, per cui si parla di padre e figlio, nodo che sta sopra, nodo che sta sotto, ma si parla anche di foglie, ramo, radice. Immaginate un albero genealogico, e a volte lo vedete come albero genealogico di padre, relazione di padre e figlio, a volte lo vedete come albero biologico, radici, foglie. È la stessa cosa, purtroppo. La terminologia è un po' mischiata, la terminologia informatica prende in prestito da queste due, diciamo così, metafore. Cosa vuol dire? Vuol dire che, in parole più povere, i nodi possono essere o nodi contenitori, parent, che a sua volta, che a loro volta contengono altri nodi, che possono essere anche altri contenitori, che possono essere altri contenitori, a piacere, oppure a un certo punto possono essere nodi terminali, foglia, radice, figlio, il nipotino più piccolo che non ha ancora figli. E allora in questo caso li chiamiamo nodi foglia, nodi terminali. Quindi tutto l'insieme dei nodi è organizzato in contenitori che contengono altri contenitori che alla fine conterranno nodi foglia, nodi terminali, che saranno i nostri controlli essenzialmente, no? Il bottone, la casella di testo, la label, che a loro volta una label non contiene niente. Questa freccia qui significa che ogni nodo parent, quindi contenitore, contiene a sua volta, è composto da più figli, può essere composto da più figli, da più altri nodi. In realtà è sbagliata, questa freccia non dovrebbe andare qua, dovrebbe andare là, perché gli altri suoi figli possono essere a loro volta parent, ma in generale possono essere anche nodi terminali, quindi dovrei puntare qua. Questo diagramma l'ho copiato da un libro, è sbagliato, mi accorgo adesso. Di questi nodi contenitori ce n'è uno speciale, che è il nodo radice, da cui tutto parte. La radice da cui parte l'albero, da cui è appeso tutto. Che è il primo che creiamo e a cui tutti gli altri sono appesi. E il nodo radice è quello da cui parte, potevo mettere più vicino se due slide, vero? Da cui viene creata la scena. Lo stage, scusate, qua è vuoto, ma vedete che qua c'è un root. Quando io creo una nuova scena devo indicare qual è il nodo radice da cui parte quella scena. La scena, abbiamo detto, è in grado di contenere i nodi, ma come fa a contenere i nodi? Beh, gli passo il nodo principale e poi tutti gli altri se li trova, però il primo glielo devo passare. Noi questo ce l'abbiamo un pochino semplificato perché usiamo fxml per creare i nodi, il nodo radice ce lo crea direttamente il file fxml e la scena ce la crea l'fxml loader. Pardon. Ok, poi dicevamo, questa è la struttura generale che avremo sempre. Il nostro lavoro è creare opportunamente i nodi e poi dargli dei comportamenti giusti. L'altra cosa che conviene, con cui conviene che prendiamo un po' di familiarità, adesso qui non sto a... lo trovo qua, sono i contenitori. Per costruire l'interfaccia uso queste classi. Quindi, cosa c'è dentro la scena? Abbiamo detto i nodi. I nodi non è solo una parola detta in italiano, ma è il nome di una classe Java della libreria JavaFX. Node, che è una classe astratta, è la superclasse di tutti i possibili nodi, quindi c'è di tutto lì dentro. In realtà dentro un node può essere a sua volta un nodo parent, cioè un contenitore di altri nodi, oppure no. Noi abbiamo due grossi, cioè, per quanto riguarda questo diagramma fa vedere solamente i contenitori, quindi vedete il nodo può essere un contenitore oppure un nodo foglia, cioè un controllo. Qui ci sono solamente i contenitori, ok? Questo diagramma.
perché diamo un'occhiata a quali sono i contenitori possibili. Allora, noi abbiamo visto la volta scorsa tre contenitori diversi. Il border pane, che c'era già creato all'inizio dello scene builder, che divide la finestra, però dico così poi lo correggo meglio, divide la finestra in cinque zone. Quella centrale, una riga in alto, una riga in basso e due barre laterali, che si chiama top, bottom, left, right and center. E quindi un contenitore tipo border pane può avere da 0 a 5 figli, non di più, 5 zone. In ognuna delle zone può mettere un nodo figlio. Io ho detto divide la finestra in 5 zone, in realtà non è che divide la finestra in 5 zone, divide il suo spazio in 5 zone. Se lui è il nodo radice, divide la finestra, lo stage, in 5 zone. Ma se lui un border pane lo posso infilare dove voglio, anche, non ha molto senso, ma lo posso fare anche all'interno di un altro contenitore. E quindi lui divide in 5 il rettangolo che gli viene passato da suo padre. Poi abbiamo visto altri due contenitori più facili, anche più versatili, H-Box e V-Box. H-Box e V-Box sono contenitori che possono avere invece un numero variabile di figli, da 0, 0 non serve molto, a n infinito, e tutti i figli che hanno li dispongono H-Box in orizzontale, V-Box in verticale uno sotto l'altro. Quindi le giustappongono per il lato laterale, quindi sinistro, lato destro di uno del precedente con il lato sinistro del successivo, nel caso dell'H-Box, o lato inferiore del precedente con il lato superiore del successivo, la V-Box. E abbiamo già la volta scorsa un pochino giocato annidando queste scatole, queste box, per poter ottenere il layout che volevamo. All'interno del blocco centrale di un border pane non posso mettere due o tre bottoni, devo mettere prima un contenitore che a sua volta contenga i bottoni. Quindi dobbiamo un pochino abituarci a giocare con questi costrutti per poter disegnare l'interfaccia che vogliamo. Ce ne sono altri. Io avevo qua alcune figure che li spiegavano. Allora, altri tipi di contenitori. Anchor pane è pane, un nome astratto, pannello sarebbe la traduzione italiana, significa contenitore, no? Qualcosa che contiene qualcos'altro. L'anchor pane permette di avere più figli e di ciascun figlio definisco la posizione ancorandolo a uno o più bordi. Cosa vuol dire? Che per definire questo tratteggiato è l'anchor pane, ci voglio mettere un nodo interno, questo nodo può essere a sua volta un V-box, può essere un bottone, può essere quello che vogliamo. E dove va a finire? Dove viene messo questo elemento interno? Specifico la distanza, ad esempio, dall'alto e da sinistra, in pixel. Oppure la posso specificare da destra o dal basso. Quindi se voglio qualcosa che sia sempre sul bordo destro, posso inserirlo in un anchor pane specificando la distanza 0 dal lato destro. Io posso specificare tutte e quattro, ma molto più spesso specificherò uno o due, tendenzialmente due, ancore. E così, man mano che l'anchor pane viene magari ridimensionato, più grande o più piccolo, segue la sua regola. Dentro ciascuno di questi pane, ciascuno di questi contenitori, ha un suo algoritmo che decide come posizionare i nodi figli. E lui dice, io mantengo fisso le ancore e gli altri due lati li allungo, li accorcio, perché non sono ancorati, non sono bloccati. Ma qui voi avrete nell'anchor pane quattro proprietà, alto, basso, sinistra, destra, potete scegliere quali di questi usare, non tutti necessariamente. Quindi si usa per fare appoggiare a sinistra, appoggiare in basso, appoggiare a destra un elemento. Il border pane è quello che già conosciamo, di solito lo disegniamo così, col centro più grosso. Nessuno dice che il centro debba essere più grosso, dipende da cosa c'è dentro, magari uno lo usa in modo strano e quindi è questo quello che è più grosso, il bottom. Però divide lo spazio che ha in 5 sottospazi, V-box e H-box, vabbè, li conosciamo, prende lo spazio e allinea da sinistra verso destra, in questo caso un H-box, gli elementi interni. Poi esistono altri pannelli, altri tipi di contenitore, ad esempio il flow, che dispone
gli elementi un po' come se fosse un H-box, cioè da sinistra verso destra, ma poi quando non ci stanno più va a capo. E quindi mentre l'H-box si allunga, rimane sempre su una riga, Flowpane quando finisce la sua larghezza laterale cerca di andare a capo e sfrutta lo spazio in verticale. In realtà ciò che questa figura è leggermente sbagliata, perché sembra che D sia esattamente largo come A e E sia esattamente largo come B, non è detto. Se sono larghi uguali ti vengono allineati, se uno è più largo e l'altro è più stretto ti vengono sghembi, perché ognuno occupa lo spazio che ha. Immaginate, che ne so, aprite una cartella che contiene delle foto, vi fa vedere l'anteprima delle miniature delle fotografie. Ecco, questo è un effetto da Flowpane, ma più ce n'è più ne mette dentro e va a capo. Se voi ingrandite la dimensione va a capo più volte, cioè ce ne stanno meno per riga. Questo è un po' il comportamento del Flowpane. Si chiama flow proprio perché c'è un flusso che va a capo. Uno stack pane è il più stupido di tutti. Lo stack pane ti permette di posizionare tanti elementi dentro il suo spazio specificando le coordinate a cui posizionarli, tipicamente le coordinate dell'angolo in alto a sinistra assolute, quindi è meno, dal punto di vista del posizionamento è meno flessibile dell'anchor pane. Lui lavora su dimensioni fisse, mentre l'anchor pane è ridimensionabile con un minimo di algoritmi. Si chiama stack perché è in grado di impilare uno sull'altro le varie figli, e quindi ciascun figlio ha un suo ordine Z, detto quale 1, 2, 3, 4, 5, per dire chi è sopra e chi è sotto, e posso giocare su questo stack portando avanti, o dinamicamente, ma mentre l'applicazione gira, portando davanti e dietro vari tipi di elementi. Come dicevo, è più stupido perché tutto il lavoro lo dobbiamo fare noi, di portare avanti dietro l'elemento, di specificare le coordinate esatte, che se l'utente ridimensiona la finestra devo io, programmatore, ricalcolare tutto, no? Io tendo a non usarlo praticamente mai questo oggetto qua. Il tile pane è una sorta di flow pane, ma ragiona più allineato, quindi divide, va a capo in un numero variabile di righe, ma mantiene l'allineamento. Cosa succede? Che succede che magari se c'è una cosa stretta e lunga rimane con tanto spazio ai bordi, se c'è una cosa invece larga e bassa rimane con tanto spazio sopra e sotto, ma complessivamente gli elementi sono disposti a griglia, sono allineati e coperti. Può essere meglio uno, può essere meglio l'altro, dipende dai casi. Oppure c'è quello più rigido, che è il grid pane, che implementa effettivamente, immaginatevi una tabella, no? Tabella di Word. Tante righe, tante colonne, all'interno di ogni cella posso metterci degli elementi, un nodo, essenzialmente. Se ne voglio più di uno metto un contenitore che contenga più nodi. E quindi gli elementi li posiziono specificando righe e colonne in cui sono posizionati. In realtà il grid pane è un pochino più sofisticato perché permette anche di fare l'unione di due righe, l'unione di due colonne per creare degli layout più complessi. Quindi effettivamente è una griglia con un numero fisso di righe e colonne e in ogni casella posso decidere il contenuto. Ecco, questi sono sette costrutti, contenitori diversi, e immaginate di poterli combinare in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi vi create effettivamente il layout che volete. Pensate sempre però di disegnare su un foglio di gomma e non su un foglio di carta millimetrata. No? Di non pensare mai questo è esattamente largo 100 pixel e quindi poi ci metto questi concini a fianco che è alta così e riempio esattamente lo spazio, perché poi prendete il computer, il programma, lo date a un vostro amico che ha uno schermo con una risoluzione più alta oppure più bassa e gli sballa tutto. No? Cerchiamo sempre di usare gli algoritmi di layout che i nodi hanno per fare in modo che l'interfaccia per quanto possibile sia adattabile alle variazioni della finestra, della risoluzione, dei font che gli utenti possono avere su varie piattaforme. Ok, questo era un pochino il punto di partenza che volevo approfondire sui contenitori per essere un po' più, diciamo così, agili nel lavorare e poter fare le nostre scelte. Allora io adesso andrei avanti ad approfondire un pochino i nodi, ma lo facciamo su un esempio, non sulle slide.
Allora, io ho pensato per voi, dicevo, un esercizio estremamente emozionante, un gioco che avete sempre sognato di fare, un gioco indovina il numero. Cioè, il computer inventa un numero, pensa a un numero casuale, in questo caso da 0 a 10 perché la difficoltà è facile, e voi dovete indovinarlo. Ok? Allora, io ho buttato giù dei mock-up grafici, questo è su puro grafico, è un programma di disegno questo, non è FXML, non c'è Java qua. Ho ragionato un attimo su come potevamo impostarlo. Prima di buttare giù il programma è meglio ragionare su che cosa vogliamo ottenere. Poi ci arrivano tre gradi. Allora, io mi sono immaginato una prima videata, poi sicuramente tra di voi c'è qualcuno più bravo di me a fare interfacce, a fare layout, a pensare, io sono abbastanza una capra in questo, no? Per cui se vi viene più da pensarlo più bello, magari lo miglioriamo. Io ho pensato una cosa così, cioè all'inizio parte, tu devi scegliere il livello di difficoltà e poi dici avvia, parti, ok? Quindi questa tendina io pensavo di scegliere un livello di difficoltà 10, 100, cioè di fatto indovina un numero tra 1 e 10, tra 1 e 100, tra 1 e 1000, e poi schiaccio inizia per iniziare la partita. Quando inizia la partita, la interfaccia, diciamo che è più ricca, perché mi permette di inserire il tentativo del numero che secondo me è il numero segreto da indovinare, e poi pensavo inserisci un numero, schiaccia il bottone prova e poi lui mi dice no, se ho indovinato oppure no. Sotto mi fa il conteggio dei tentativi fatti, io mi sono immaginato così, impostiamo un numero massimo di tentativi, che chiaramente dipenderà dalla difficoltà del gioco, perché se tu fai indovinare un numero tra 1 e 1000 non ha senso indovinarlo in 5 tentativi, sapete che se giocate bene con logaritmo in base 2 del numero massimo dovete riuscire sempre a indovinarlo, se no siete delle scarpe, e, perché ogni volta di mezzo devo riuscire a dimezzare, poi magari ci teniamo un po' di margine, ma decidiamo il numero massimo di tentativi. Quindi l'utente può fare due cose, in questa videata può fare due cose, uno inserire un nuovo tentativo, un altro abbandonare la partita, cioè il bottone inizia si è trasformato in abbandona, perché è troppo difficile. Oppure magari perdi perché hai superato il numero di tentativi, però puoi uscire per questi due motivi. Quindi inizia la partita, fa un tentativo, ho già i tentativi fatti, a un certo punto inserisco il tentativo 9 e lui mi dice è troppo grande. Quindi di fatto rimango in questa interfaccia in cui compare un messaggio che è relativo all'ultimo numero che ho inserito. La difficoltà di questo gioco è anche che non vedo i numeri precedenti che avevo inserito, devo ricordarmeli io, se no sarebbe troppo facile. So solo l'ultimo che ho inserito perché è rimasto lì e l'indicazione se era troppo grande o no, e inesorabilmente i tentativi aumentano. Ok? Ogni volta che faccio una prova. Prima o poi magari ci azzecco e ho inserito il numero giusto, adesso qua sotto è rimasto 9, facciamo finta che ci sia 6 perché è il numero giusto, e ho indovinato. Può capitare indovinato, può anche capitare perso, cioè nel caso in cui il numero di tentativi fatti arrivi al massimo. Allora, quando sono arrivato alla fine della partita, o perché ho indovinato o perché ho perso, che cosa posso fare? Beh, posso di fatto reiniziare una partita nuova e non posso più giocare con questi bottoni. Non posso più inserire ulteriori tentativi, o perché ho finito i tentativi massimi o perché comunque ho indovinato. E quindi riscelgo di nuova difficoltà, faccio inizio e riparto da capo. Vai. Cioè, fai quello che voglio. Ecco qua. No. Ah sì, riparto da capo, riparto dal gioco della partita nuova. Quindi queste sono un pochino le videate che mi sono immaginato. Questo mi dice che noi abbiamo una manciata di variabili di cui tener traccia. Innanzitutto dobbiamo sapere qual è il livello di difficoltà che l'utente ha scelto. Dobbiamo sapere qual è l'ultimo tentativo fatto dall'utente. Qual è il numero segreto da indovinare? Quanti tentativi ha fatto? Giusto? Queste quattro cose mi servono. In più devo sapere, vedete che qua cambia l'interfaccia. Nella fase
iniziale o finale è uguale, in certo senso, sono attivi questo menu a tendina e questo bottone, e questi invece non sono attivi. Nella fase di gioco invece questi due sono attivi, cioè l'utente ci può lavorare ma nella tendina non la può più toccare. Quindi in qualche modo gli elementi dell'interfaccia si devono un pochino adeguare a seconda della fase del gioco. Dovrò abilitarli o disabilitarli dinamicamente a seconda della fase del gioco. Quindi avrò bisogno di almeno una variabile booleana oppure qualcosa del genere che mi tenga conto se la partita è già iniziata oppure no. Perché se è già iniziata devo permettere di inserire tentativi, se invece non è ancora iniziata oppure è già terminata, non devo permettere di inserire tentativi, bensì devo permettere di ricominciare la partita. Ok? Allora, proviamo a impostare questa cosa qui, se vi piace. Eclipse era qui. Progetto. JavaFX, esercizio indovina numero, ricordiamoci non premere finish perché dobbiamo arrivare a questa videata per inserire il nome del package e il nome del file fxml che vogliamo, it.tdp numero, chiamo così il package, e voglio che il progetto sia fatto in fxml, mi va bene a partire da un border pane, lo chiamiamo numero, anziché indovina numero sarebbe un po' lungo. Quindi creo un nuovo progetto normale che chiamo numero essenzialmente. Esercizio indovina numero contiene al suo interno solito main, controller, numero.fxml e partiamo da lì. Partiamo dall'interfaccia. Cerchiamo di ricostruire in JavaFX, quindi con un Sim Builder, l'interfaccia che abbiamo disegnato a mano. Adesso qua il proiettore si diverte a farci lavorare bene, e quindi la parte sinistra non si vede, così dovrebbe vedersi un po' meglio. Allora, abbiamo il nostro border pane sotto, vedete che ha 5 elementi sottostanti, i contenitori che abbiamo visto prima, in questa sezione containers ci sono tutti, in realtà ne vedete molti di più, quelli che vi ho fatto vedere prima sono quelli di base. Poi ci sono altri più sofisticati, ad esempio Flow, il Grid, l'HBox, l'abbiamo visto, ci sono altri più sofisticati che se volete potete andarvi anche a vedere giocare. L'accordion significa fisarmonica, eh? È questo che c'è anche qua nello Sim Builder, che permette di compattare tante cose e espanderne una sola per volta, no? Quindi se vi serve è un po' esoterico, diciamo così, in questo caso. E gli altri che potrebbero essere utili, ve lo cito solo, è il tab pane. No, se avete le interfacce che hanno molti elementi, volete avere le linguette in testa per poter passare da uno all'altra, da una all'altra delle sottopagine. Quindi questi due sono, rispetto, oltre a quelli che abbiamo visto, potrebbero essere utili. Vabbè, rimaniamo al nostro problema però. Abbiamo il nostro border pane, dobbiamo popolarlo con un po' di controlli vari. Pensiamo all'interfaccia che abbiamo visto, pensiamo a questa videata qua, che no, aspetta, questa qui è quella che ha tutto essenzialmente dentro. Quindi abbiamo, se vogliamo, un titolo in alto, una prima riga che contiene tre elementi, una seconda riga che contiene due elementi, una terza riga che contiene un messaggio, e poi c'è questa parte sotto
vediamo se riusciamo a farla. Quindi è un'impostazione abbastanza verticale, io ci vedo al centro una bella V-box con tanti blocchi uno sotto l'altro. Ciascun blocco si sviluppa in orizzontale. Quindi dove è finito lo Sim Builder? Vabbè, io ci metto un titolo nel top qua. Indovina il numero, che è il titolo dell'applicazione. Poi il centro sarà una sequenza verticale di elementi. Noi dobbiamo fare l'esercizio proprio di vederci delle linee, di tagliare, no? Pensate di avere una rametta e affettare in orizzontale questa interfaccia e chiederci che cosa c'è in ciascuna fetta. La prima fetta è quella, la difficoltà 10 abbandona. Quindi la prima fetta ha un H-box, quindi uno sviluppo orizzontale di tre elementi. Una label, un menu tendina, che non sappiamo ancora come si chiama ma lo troviamo, e un bottone. Quindi il primo elemento è un H-box. La prima fettina verticale è un affettatore orizzontale che contiene al suo interno, abbiamo detto, una label, una tendina, come si chiama? Andiamo a vedere i vari controlli. Eccolo qua. Ci sono due controlli che somigliano a quello che vogliamo. Fatemi mettere qua. Uno si chiama Choice Box e l'altro si chiama Combo Box. Sono simili, fanno quasi la stessa cosa. Dici, ma perché ha messo due cose che sono praticamente uguali? Ma perché in realtà una è più vecchia e l'altra è più nuova. Nel senso che la prima, la Choice Box, esisteva già nelle versioni vecchie di JavaFX, la Combo Box invece è stata inserita dopo. E ha più funzionalità, è più comoda da usare. Quindi è quella che scegliamo noi. Si chiama combo perché è la combinazione, volendo, questa può anche funzionare come combinazione di un inserimento di dati oppure scelta di un valore da una tendina. Questa la metto a fianco dell'etichetta e poi mi serve un bottone da mettere ancora a fianco qui. Ovviamente è tutto schiacciato, non si vede niente perché ho dei vincoli di layout che non voglio avere. Quindi rimuovo. Rimuovo i vincoli di layout e dico, senti, cara interfaccia, adattati tu al tuo contenuto, così siamo sicuri di vedere tutto. Quindi questa etichetta l'avevamo chiamata difficoltà, se non sbaglio, sì. Qui dentro ci dovremo mettere dei numeri, beh, ci serve, ci basta anche più stretta effettivamente. Qui in questo caso la computer size, la dimensione, ecco, normale del bottone, questo qui cos'è? Combo box, ok. E poi il bottone era, poteva essere inizia oppure abbandona. La prima volta inizia. Allora qui possiamo scegliere. Abbiamo un bottone che cambia faccia. No, vi ricordate? All'inizio qui c'è scritto inizia la partita, o anche alla fine, alla finale c'è di nuovo scritto inizia la partita, e durante il gioco invece questo bottone si trasforma in abbandona. Ce lo possiamo gestire in due modi diversi. Possiamo avere un bottone solo, cioè un elemento solo, un nodo solo bottone, e a un certo punto gli cambiamo il nome. Set text, gli cambio il nome, e a questo punto compare una scritta diversa. Oppure ne posso avere due diversi, sovrapposti, lo stack pen, dicevo prima, agli oggetti sovrapposti e poi li posso portare avanti e indietro, e quindi porto davanti o dietro quello che mi serve in quel momento. Io per ora lo farei con un bottone solo, cioè per non mettere ancora un altro pen in più, però sono due modi diversi di gestire la stessa cosa. Quindi però lo chiamo inizia e poi gli cambierò nome man mano che andiamo avanti. E questo completa la prima riga. La seconda riga, tentativo, prova,
Allora, ho un'altra HBox. Da mettere in coda alla prima. Ok, l'ho subito sbagliato perché l'ho messa dentro. Eccola qua. Allora, aspetta, così, ce l'ho fatta. Sopra, sotto. Anche questa. E cosa contiene? Conterrà una casella di testo in cui si inserisce il tentativo e il bottone. Quindi è chiaro che dobbiamo avere bene in mente cosa vogliamo ottenere, perché fino a quando l'interfaccia non è finita è tutto totalmente collassato, cioè i contenitori vuoti hanno 0 pixel che non li vedo. Però noi non abbiamo difficoltà a immaginarceli. Allora, text field dentro l'HBox e poi un bel bottone a fianco. Il bottone si chiama prova e questa casella di testo magari la facciamo un pochino più piccola e gli impostiamo uno sfondo prompt text, il tuo tentativo. Poi ci serve uno spazio in cui poter inserire i commenti. Che potrebbe essere anche dobbiamo scrivere questa cosa sotto, questo messaggio. Quindi se vogliamo possiamo mettere un'altra HBox con dentro una label, potremmo anche mettere direttamente la label, ma non vorrei se mi servisse poi qualcos'altro dopo. Quindi qua ci metto, chissà se riesco stavolta a trascinarla nel posto giusto, in fondo, lì, brava, dove ci metto una label, qua dentro, vieni, però ci metto un testo hai vinto solo per vedere lo spazio, poi dovremo cancellarlo, no? E poi abbiamo altri due elementi in fondo, che sono i tentativi fatti e questa, se riusciamo a trovare un elemento che ci faccia vedere, no, che percentuale siamo dei tentativi. Allora, tentativi fatti sono di nuovo un'altra etichetta, quindi faccio di nuovo lo stesso gioco. Tu. Con una label. E scrivo tentativi fatti, due punti xx, e poi vediamo se c'è un elemento che mi faccia vedere, eccolo qua, progress bar. Posso metterlo qua sotto, adesso non si vede. Fa questo. No? Ha una proprietà che si chiama progress che va da 0 a 1 e se è 1 è tutto pieno, se è 0 è tutta vuota e io la dovrò impostare ovviamente con la frazione che voglio. Mettiamolo a metà così si vede. Adesso questa cosa qui contiene gli elementi che ci servono, anche se è di una bruttezza inaudita. No? Perché questa cosa qui, allora fatemi salvare magari, questo è l'effetto, questo è ciò che volevamo ottenere, questo è ciò che abbiamo ottenuto. Spostati. No? Difficoltà, una tendina, inizia, è tutto schiacciato, no? Però essenzialmente ci sono le cose che volevamo, dobbiamo giocare, dovremmo giocare sulle dimensioni dei caratteri, sugli spazi, sull'allineamento centrato anziché tutto a sinistra, eccetera.
e quindi lavorare sulle varie proprietà di layout dei vari box che ho inserito. Per quello che ho messo ogni elemento dentro un suo box, perché poi dopo me lo voglio poter giocare. No? Per cui ad esempio una cosa che potrei fare subito, ma non voglio perdere troppo tempo oggi nell'impostare il layout, è dare un po' di spazio nella successione verticale. Adesso sono tutti appiccicati, no? Ma questo, il VBox fa quello, fa combaciare i due lembi. Io non li voglio far combaciare, voglio dargli un po' di spazio. Allora in ogni box c'è un attributo spacing che dice quanto spazio c'è tra la fine di un elemento e l'inizio del successivo. Diamolo in 10 pixel di aria, no? E così come magari nelle varie H-box, anziché tenere tutti appiccicati, gli do uno spazio, non so, un 5 potrebbe bastare. Poi questi bottoni qua, ad esempio, l'hai vinto il tuo tentativo, l'H-box contiene gli elementi, mi piacerebbe che anziché allinearli a sinistra, li allineasse al centro. Allora io posso impostare l'allineamento, qui sono nell'H-box, imposto l'allineamento dei figli che contiene. Tac, è già un pochino meglio. No, normalmente era così, qui sono su questa H-box, la seconda riga, contiene due nodi che sono allineati a sinistra. Se io metto centro, somiglia già un pochino di più a quello che volevamo fare. La stessa cosa lo posso fare su questa... Il fatto di essere messo al centro non è una proprietà del nodo, del bottone, ma del contenitore, che è il contenitore che decide dove, sta, dove finirà il nodo, dove finirà il controllo, no? Quindi dobbiamo sempre pensare a un gradino in su. Questo anche lo posso mettere al centro e questa etichetta viene centrata. Poi magari questa etichetta, a questo punto l'etichetta la cambio di colore, la volevamo magari rossa, la volevamo magari più grande. Anche i tentativi fatti lo potrei volere, la sua H-box lo può centrare e così via, no? Sempre brutto, ma il top gli do un po' di margine sotto. Dall'elemento top all'elemento center do un pochino di margine, questa etichetta la faccio somigliare un pochino di più a un titolo, ad esempio in grassetto un pochino più grande, e è sempre brutta ma un po' meno di prima. Allora, le operazioni che ho fatto adesso, tutte le operazioni che ho fatto adesso, le ho fatte andando a impostare delle proprietà direttamente sui nodi. Queste proprietà le sto impostando nell'fxml, ma sappiate che qualunque proprietà io possa impostare da qui, la posso anche impostare direttamente da codice Java. Set, nome della proprietà, e ci metto ciò che voglio. Le proprietà visuali, cioè il colore, la spaziatura, eccetera, le potrò anche impostare tramite foglio di stile. Quindi potrei lasciare l'interfaccia così brutta, poi gli applico il foglio di stile e cambio tutte le spaziature in un file separato, non modificando direttamente l'fxml. Sono poi scelte che facciamo. Ok, adesso questa interfaccia c'è ma è morta, dobbiamo dare dei nomi agli elementi in modo che dal programma Java li possiamo agganciare. Dobbiamo fare due cose: chiederci quali sono gli elementi che dal controller ho bisogno di vedere, dei quali voglio leggere le proprietà o scrivere le proprietà, e quindi a questi dovrò dare un nome, perché vengono iniettati nel controller, le variabili corrispondenti, e quali sono gli eventi ai quali l'interfaccia dovrà reagire. Quali sono gli eventi ai quali l'interfaccia dovrà reagire? Sono essenzialmente i due bottoni. Bottone inizio e bottone prova. Allora, tutto questo lavoro lo facciamo nel pannello code. fxid
identifica la variabile nel Java, nel controller, che farà riferimento a questo nodo, on action eventualmente, oppure on qualche cos'altro, rappresenta il metodo che verrà chiamato quando l'utente compierà l'azione, oppure il drag and drop, oppure la scelta, eccetera, sull'elemento corrispondente. Allora, il menu a tendina non genera, non ci interessa generare eventi, non ci interessa che venga fatto qualcosa quando l'utente apre la tendina, quando la chiude, eccetera, ma solamente quando preme il bottone fianco. Però questo qui ci interessa, questo qui è una choice box, una combo box, scusate, chiamiamola box difficoltà. Difficoltà, sito giusto? Sì. Difficoltà, sì, sembra scritto giusto. Poi, questo è il bottone, mi serve poterla vedere da codice, perché come minimo devo cambiargli la scritta sopra, ricordate? Quindi lo chiamo button start stop, e come azione anche lì do start stop, inizia abbandona era troppo lunga, scusatemi se lo scrivo in inglese, cioè quello è il bottone di parti e fermati. Questo è il nome del bottone, button start stop, mentre do start stop è il nome del metodo, scusate, il nome del metodo che verrà chiamato dentro il controller ogni volta che l'utente premerà quel bottone. E poi saremo noi che dobbiamo sapere se è uno start o uno stop a seconda dello stato della partita. Poi il tuo tentativo, che lo chiamo txt prova, la prova dell'utente, il bottone prova mi scatena un'azione che chiamo doProva. Non mi serve avere un riferimento per questo bottone nel codice Java, perché né devo leggere degli attributi né devo modificarlo. Quindi una variabile in meno. Se volessi potrei chiamarlo anche, non so, buttonProva, quello che è, ma non lo inserisco perché non mi serve, non lo uso. Uso sicuramente la casella di testo perché dovrò leggere che cosa l'utente ha scritto, e uso l'evento generato dal click sul bottone di prova perché mi deve chiamare il metodo che va a controllare l'evento. Poi ho due messaggi che dovrò sicuramente modificare, questo hai vinto e questo tentativi fatti, sono due label, quindi lo chiamo label vinto, che potrebbe anche essere perso, chiamiamolo vinto perso, e poi un'altra label LBL tentativi. E in fondo a tutto abbiamo questo elemento che è una progress bar. Chiamiamola PBAR, PB, progress bar tentativi. Di cui ovviamente dobbiamo cambiare la pienezza, no? La percentuale di. Quindi abbiamo dato nomi a tutti gli elementi di cui pensiamo ci possa servire un riferimento in Java, salviamo, adesso ovviamente queste scritte qua le dovremo poi far sparire, no? Per ora le teniamole, così ci orientiamo, no? Vediamo tutto ciò che serve, poi nella versione finale le metto disabilitate o invisibili, oppure tolgo il testo in modo che non parta una videata, così hai vinto tentativi XX. Questo ce ne occupiamo in fase di inizializzazione. Ok, avendo fatto tutto questo, quindi cosa abbiamo fatto? Impostato i nodi, allineati alla bella meglio, dato i nomi agli elementi che ci servono. A questo punto abbiamo finito il lavoro da designer, iniziamo il lavoro da programmatore. Ci prendiamo il controller nudo, lo facciamo generare full, che contiene al suo interno tutte le cose che abbiamo inserito, e copia e incolla dentro
il numero controller.java che finora era una classe vuota. Allora, proviamo a vedere se questa cosa parte. Come solito togliamo sti 400 che è la dimensione della finestra, perché la nostra finestra è diversa. Prego. Sì, dallo Scene Builder qui abbiamo View Show Sample Controller Skeleton, in fondo l'ultima voce del View, e ti fa, apre questa finestra con lo scheletro del controller. Ricordate di mettere anche full come opzione, perché così vi crea un metodo che si chiama initialize e ci serve. Prego. Ovviamente ogni volta che cambiate i nomi o aggiungete degli elementi dei nomi, dovete andare a riprendere i pezzettini che vi servono andandoli a prendere da questo codice oppure lo fate a mano, ecco, ma visto che l'informatica è per i pigri, è meglio prenderli già fatti. Allora, questa, lanciamo il programma. E fa schifo, non c'è. Ho fatto run e è venuta fuori questa cosa. Cosa è successo? Succede spesso. È successo che io ho editato l'FXML da fuori Eclipse. E quindi Eclipse non si è accorto che l'ho modificato e sta continuando a lavorare con la versione vecchia, cioè quella iniziale. Per far sì che Eclipse se ne accorga, basta che io apra l'FXML, tenetelo aperto in un tab, e adesso dovrebbe partire la finestra mia. Quindi, tutte le volte che fate una modifica sull'FXML, vedete che leggendo il programma non è... sembra che non l'abbiate fatta, perché Eclipse non se ne è accorto quando compila il progetto. Allora basta semplicemente tenere un tab aperto sul file FXML, aprirlo, andarci dentro, lui per visualizzare il file si accorge che è cambiato, ricarica quello nuovo, è un po'... Ok, qui posso cliccare dappertutto, in realtà è sbagliato, non dovrei poter cliccare ovunque, ci arriviamo per gradi, ad abilitare e disabilitare ciò che mi serve. Però questo è già il programma vero, non è solo il preview, questo lo sto generando io col mio programma. Un po' di margine ci vorrebbe, ai bordi. Ok, adesso lavoriamo nel controller. La prima cosa che notiamo qual è? È che questa tendina dovrebbe contenere dei numeri, non li contiene. Allora cerchiamo di capire come fare a inserirli. Allora, andiamo a prendere questo elemento, si chiama combo box, andiamo a prendere, fatemi cliccare su uno qualunque di questi che vada a prendere la documentazione. Se voi cliccate sul nome di una di queste proprietà, vi si apre automaticamente la documentazione di Java su quel nodo. Adesso devo stringere il browser. E in questo caso mi dà, ovviamente questa è una proprietà di una classe che è questo qua, lo combo box. Noi andiamo a prendere la combo box che è la nostra classe. Quindi la documentazione di Java normale, la classe combo box. Qui ci racconta che cosa fa e come funziona. La combo box contiene una lista di oggetti, che sono quelli mostrati quando la clicchiamo, di cui uno è selezionato. Allora, noi abbiamo delle proprietà, c'è una proprietà items, che è una lista. Vedete qua cosa fa? Prende la combo box, get items, prende la proprietà items della combo box, che è una lista, e ci aggiunge roba dentro. Qui ho usato un addall. Addall è il metodo di list, quello che già conosciamo delle collection.
In questa lista aggiunge elementi, in questo caso questa era una lista, una combo box che conteneva degli oggetti tipo rectangle, vabbè, noi siamo dei numeri interi, quindi è più facile. Quindi, per decidere che cosa visualizzerà quella combo box, quella tendina quando sarà aperta, dovrò aggiungere degli item, degli elementi, alla proprietà items della combo box stessa. E per sapere qual è quello selezionato, allora, qui c'è c'è una proprietà items, che è quella che ci interessa, e poi c'è una proprietà value. La proprietà value è il valore scelto dall'utente, ok? All'interno della combo. Qui ci servono queste due proprietà. All'inizio ci serve impostare gli item. Quindi dobbiamo creare una lista, ma una lista di cosa? Una lista è un termine generico, infatti vedete che la combo box è parametrizzata con un tipo generico, è una classe generica, combo box di cosa? Di T. T cosa? T è il tipo degli elementi che ci mettiamo dentro. Se sono semplicemente dei testi possono essere delle stringhe, in questo caso sono dei numeri, useremo integer, un oggetto che rappresenti dei numeri. Ma in realtà possiamo creare combo box contenenti oggetti di qualunque tipo. Non necessariamente oggetti base. Semplicemente la combo box registra riferimento agli oggetti, qui la documentazione fa l'esempio dei rettangoli, che hanno delle proprietà, dimensione, colore, quello che volete. Cosa viene visualizzato nella combo box? Il toString dell'oggetto. Cioè la combo box, per visualizzare le sue voci, prende l'oggetto che gli passate, chiama il metodo toString sull'oggetto stesso e visualizza ciò che avete implementato voi come rappresentazione stringa. Ok? Quindi noi cerchiamo sempre di ragionare oggetti e poi quando l'interfaccia avrà bisogno di visualizzare qualcosa si fa un toString, ma non pensiamo mai di metterci nella combo box la stringa e poi dalla stringa capire qual era l'oggetto. No? Non facciamoci mai del male. Allora, nella pratica, io devo riempire quella tendina. Dov'è che la riempio? Che metodo posso usare per il controller? Nessuno, nel senso che il metodo doProva, doStartStop, eccetera, vengono chiamati solamente quando l'utente clicca sul bottone. Io la tendina la voglio popolare prima. Lo posso fare in questo metodo che si chiama initialize. Il metodo initialize del controller viene chiamato automaticamente appena il controller viene creato. Non è il costruttore del controller, viene chiamato un pochino dopo. Quindi l'fxml loader carica i nodi, istanzia il controller, inietta le variabili, per quello che non è il costruttore, prima devo iniettare le variabili, poi chiamo il metodo initialize. Il metodo initialize viene chiamato prima che l'utente abbia la possibilità di interagire con l'interfaccia. E quindi mi permette di completare l'inizializzazione dell'interfaccia se c'è qualcosa che va fatto a codice e che non fosse già compreso nell'fxml, che non si potesse o non volessimo fare nell'fxml. Quindi sicuramente noi possiamo aggiungere degli elementi alla nostra combo box. Attenzione che quando l'abbiamo definita in fxml la combo box, lo scene builder non aveva la minima idea di quale sarebbe stato il tipo di oggetti che volevamo inserire in quella combo box. Per cui me l'ha definito come combo box di punto interrogativo, non lo so. Siamo noi che a questo punto sappiamo che deve contenere degli interi. Integer, non minuscolo, ma integer con la maiuscola, che è l'oggetto che rappresenta il numero intero, no? Quindi, avendo definito box difficoltà come una combo box che contiene interi, la sua proprietà items sarà una lista di interi. Se avessi definito la combo box come combo di string, la proprietà items sarebbe stata una list di string, e così via. Eredita il tipo della casella. Quindi io posso prendere button, si chiamava box difficoltà, punto, e qui ho tutti i metodi del mio box difficoltà,
I due che ci interessano oggi sono sicuramente getItems, che è qua, e vedete che è una observable list, beh, un tipo di lista, integer. Quindi mi restituisce già una lista di interi, vuota. L'ha già creata lui la lista, non la devo creare io. Ok? E più avanti ci servirà un getValue, che è qua sotto. Che cosa, guardate cosa mi restituisce getValue, integer di nuovo, cioè il tipo che ho scelto io, il tipo di oggetto che è stato memorizzato dentro la casella. Quindi è un tipo pienamente generico, io gli specifico qual è il tipo di elementi che contengo e tutti i metodi si adattano ovviamente al tipo di elementi. Allora, in questo caso mi serve getItems. Al quale, a questo punto è una lista, quindi punto, vedete gli stessi metodi che sono nelle liste. Qualcuno in più perché è una lista osservabile, quindi poi ci sono commerciarsi delle liste, vediamo più avanti, ma add, toll e add sono degli integer. Il clear per azzerarla, contains, sono i metodi della lista. Quindi io potrei aggiungere in questo caso, diciamo, 10, non so, 100, 1000. Qui ho scritto i numeri, avrei dovuto in generale costruire dei nuovi oggetti new integer di 100, ma per fortuna Java fa il cosiddetto autoboxing quando prende una variabile normale. E c'è un tipo oggetto, ha bisogno di un tipo di oggetto compatibile con la variabile, se la costruisce da solo. Quindi qua dentro non ci sono scritto, ma c'è scritto new integer 10, virgola, new integer 100, new integer. Non l'ho scritto perché se lo scrive già da solo. Allora, se è vero quello che vi ho detto, a questo punto, lanciando il programma, dovremo trovare la tendina popolata con questi valori. Questo non è il numero 100. Quello che vediamo qua è una stringa 100 che è la rappresentazione toString dell'integer che vale 100. Quando però io seleziono il 100, viene selezionato all'interno dell'oggetto, getValue mi dà l'oggetto integer 100. Adesso con un integer è quasi un discorso troppo di pignoleria, ma quando useremo oggetti diversi, chiaramente questa differenza tra cosa viene selezionato, cioè l'oggetto, e cosa viene mostrato, cioè la stringa, sarà molto più evidente. Ok, primo pezzo l'abbiamo fatto. A questo punto dobbiamo cominciare il gioco vero e proprio, cioè tendenzialmente l'utente cosa farà? Inizia. Schiaccia su start, start stop. Allora, dicevamo, e dobbiamo dichiararcele, in questo momento lo dichiariamo dentro il controller perché è l'unico interesse che abbiamo. Poi ci ragioneremo meglio la settimana prossima e decideremo che mettere queste cose dentro il controller non è il posto più adatto, no? Ma andiamo per gradi. Queste sono le variabili effettivamente di logica del gioco. Allora, sicuramente mi serve una variabile che contenga il numero massimo che è stato scelto dall'utente, no? La chiamiamo difficoltà. Mi serve una variabile, pardon, private, sempre private, una variabile che sappia qual è il numero segreto da indovinare. Poi io devo sapere sicuramente l'ultimo tentativo, le ho chiamati prova, le prove dell'utente, cosa l'utente ha provato a scrivere. Scriviamolo come commento. Poi abbiamo il numero di tentativi già fatti.
e il numero massimo di tentativi permessi. Decideremo in funzione del numero scelto di difficoltà. Credo che con questi 5 numeri riusciamo a giocare la partita. Allora, da dove inizia la partita? Inizia da start. Quando l'utente preme il bottone inizia. In realtà quel bottone, abbiamo detto, serve in due momenti, quando inizio e quando abbandono. E il mio controller deve sapere in ogni momento se la partita è già iniziata oppure no, cioè quindi se c'è un numero da indovinare o no. Allora, in modo più semplice, vediamo se poi ci basta, se non ci basta lo complicheremo, sarà definirci un'altra variabile, chiamiamola in game, che ci dice se la partita è già iniziata. Se in game è true, è vero, vuol dire che siamo nel bel mezzo di una partita. Se è falso, vuol dire che la partita non è ancora iniziata o è già finita. All'inizializzazione io dovrò mettere in game falso. Inizializzo la logica di gioco dicendo ok, quando l'interfaccia parte si predisponga in modo che il gioco non sia ancora partito. Poi dovrò fare un po' di pulizia anche qua, cioè cancellare le scritte che non servono. Ma prima pensiamo alla logica del gioco, poi pensiamo all'estetica. Quindi vuol dire che il do start stop avrà comportamenti diversi. Se siamo in gioco, lui di fatto funziona da abbandona. Altrimenti, se non siamo in gioco, funziona da inizia. Giusto? E se funziona da abbandona, alla fine in game diventerà falso. E se funziona da inizia, significa che alla fine in game diventerà vero. Qui ci manca del codice, ovviamente. Inizia, devo fare ciò che serve per preparare una partita nuova. E poi dico al gioco, guarda che adesso la partita è iniziata. In game uguale true. Questa variabile in game, i vari metodi dovranno consultarla per sapere cosa fare sempre, no? Allora, cosa devo fare per iniziare una partita? Beh, come prima cosa devo sapere qual è il livello di difficoltà scelto dall'utente e quindi inventare il numero segreto. Come faccio a scegliere qual è il livello di difficoltà scelto dall'utente? Me lo dice la box difficoltà. Punto get value. Quindi, difficoltà, che è una variabile che avevo definito prima, uguale box difficoltà punto get value. Questo è già un intero, non devo fare un parse int per leggere la stringa e convertirlo in intero. È già un intero, è preciso, non ci possono essere errori qua. Quindi l'utente avrà scelto un numero intero tra quelli che gli ho predisposto io. Poi a meno di errore. Poi scelgo il numero casuale come un numero random tra 1 e il livello di difficoltà. Quindi segreto uguale mat.random si chiama, no? Mat.random estrae un numero casuale tra 0 e 1 reale, un double. Noi vogliamo convertire un intero tra 1 e la difficoltà massima.
Quindi questo qua lo prendo, lo moltiplico per la difficoltà, ne prendo la parte intera, e gli sommo 1. Quindi mat.random è tra 0 e 1, 0 compreso, 1 escluso, numero reale. Moltiplico per difficoltà, facciamo che sia 1000, diventa un numero reale compreso tra 0 compreso e 1000 escluso, quindi al massimo 999,99. Tronco, int davanti, faccio il casta int, quindi converto in tavolo di int che tronca la parte decimale, e quindi ho un numero intero tra 0 compreso e 999 compreso, 1000 non sarà mai fuori, più 1, ho un numero intero casuale tra 1 e 1000. Ok? Tentativi. Allora, tentativi, devo impostarlo, no? Tentativi uguale 0, finora non ho fatto nessun tentativo, max tentativi uguale, ecco qua in realtà dovrei impostare il numero massimo di tentativi compatibile con il livello di difficoltà che c'è. Per cui su, se la difficoltà è 10, dovrebbe bastare, dunque, logaritmo in base 2 di 10, cioè di 16, che è F4, no? Quindi con 4 tentativi devo riuscire a indovinare qualunque numero tra 1 e 10. Non ce la fate? Sì, che ce la fate. Da 1 a 100 bastano 7 tentativi, da 1 a 1000 bastano 10 tentativi, perché 2 alla 10 fa 1024. Quindi in realtà qua dovrei fare il logaritmo in base 2 del numero di tentativi, arrotondato all'intero superiore. Più magari, sai, se vogliamo dargli un po' di margine, dire sì, da 1 a 10 non 4 tentativi è il minimo matematico, però se ti distrai un attimo magari con 5 tentativi te lo buono lo stesso. Ma quindi dietro c'è la formuletta, ma c'è anche la logica del gioco, come lo imposto. Allora io potrei impostarlo in due modi, adesso mettiamoci dentro una formuletta. Però io potrei pensare, ma guarda che magari su 1000, da 1 a 1000, 10 tentativi, è vero che matematicamente se tu ogni volta rimetti le tue chance ci arrivi, ma è troppo difficile. Allora potrei pensare che l'oggetto box difficoltà dentro potrebbe registrarsi sia il numero di tentativi, scusate, sia il livello di difficoltà, sia contemporaneamente il numero di tentativi che noi come progettisti del gioco diciamo che sia adeguato in quel caso. Cioè, quello che sto pensando è metterci dentro questa box non degli integer puri e nudi, ma un oggetto che chiamo livello di difficoltà. Questo oggetto dentro avrà due campi, 10, 100, 1000, cioè il numero massimo, e il numero di tentativi che intendo dare per quel livello di difficoltà. Così la tendina mi dà già l'oggetto che contiene dentro precalcolati i valori che mi servono, no? Così non lasciamo tutto alla matematica, però è un'espansione possibile. Io intanto do suggerimenti se poi volete giocarci. Quindi vediamo un po' logaritmo. Io devo prendere il logaritmo in base 2 che non c'è, quindi devo prendere logaritmo, scusate, sì, logaritmo naturale di A, di, come si chiama, difficoltà, dai, diviso il logaritmo di 2, ok? Logaritmo di difficoltà diviso logaritmo naturale della difficoltà diviso logaritmo naturale di 2 fa il logaritmo in base 2 della difficoltà. Fate sì, se no ve lo dico ai vostri provi analisi. E questo, magari ci sommo 1 e poi lo converto in un intero.
dove salta. Quindi ho fatto il logaritmo in base 2 della difficoltà più 1 di buona misura e convertito in intero. Funziona sta formula, devo provarlo. Ma per provarlo io potrei, ad esempio, quindi qui siamo nell'azione che fa il bottone inizia, già impostare qua questo tentativi fatti, posso già mettere 0 su e quindi vedo il numero che è uscito, no? Comincio a premere il bottone e vediamo cosa succede. Tanto devo farla questa frase, quindi dovrò, a questo punto ho pronte le variabili che mi servono. In game le difficoltà segrete sono tutte, no? Mi manca qualcosa. L'unica variabile che non ho usato è prova, ma non lo so ancora perché l'utente non ha ancora fatto nessuna prova. A questo punto modifico l'interfaccia utente, mostrandogli le cose che devono essere mostrate. In particolare la label che si chiamava tentativi, la imposto. E ci metto dentro cosa? Ci metto dentro string.format tentativi %d su %d virgola, il primo argomento è il numero di tentativi, il secondo argomento è il max dei tentativi. Vado un po' capo spesso perché la finestra è stretta. Quindi ci scrivo tentativi, numero fratto numero. E questi numeri sono rispettivamente il numero di tentativi già fatti, che è 0, e il numero massimo di tentativi, che è quella roba lì con l'algoritmo. Giusto? Poi, quando la partita... Beh, va bene così per ora. Proviamo a vedere cosa succede. Allora, io ho questa tendina, scelgo 10, non è successo nulla finora. Quando clicco su inizia viene chiamato il metodo doStartStop. Se tutto va bene, la variabile inGame è falsa e quindi dovrò eseguire questo codice. E mi dice tentativi 0 di 4. È giusto, dal numero da 1 a 10 dovrei riuscire a indovinarlo in 4 tentativi. Se pensate che siamo troppo cattivi, aggiungiamoci un più 2, no? Ci diamo la possibilità di sbagliare un pochino. Adesso in realtà questo bottone inizia sarebbe dovuto diventare abbandona. La verità è che lui è abbandona. Perché poiché in game è diventato vero, quando ripremo questo bottone viene eseguito questo codice qua, quello dell'abbandono, non quello dell'inizia. E questo mi permette, adesso lo so solo io, ci ho cliccato, adesso in game è di nuovo diventato falso, se metto 100 è diventato 7. Spengo il gioco, 1000, 10. Ok. Il calcolo del logaritmo è giusto, poi magari è troppo difficile per il gioco, ma è quello che volevamo fare. Adesso è chiaro che da questa interfaccia non si capisce se siamo in gioco oppure no. Allora, quando il gioco inizia, ma anche quando avviamo il programma, dovremo un po' ripulire l'interfaccia. Come? Andando a abilitare o disabilitare gli elementi che ci servono. Ad esempio, quando il gioco inizia, il bottone start stop deve diventare abbandona. Ad esempio,
la tendina che permette di scegliere la difficoltà non la devo più toccare. Box difficoltà, punto. E che cosa faccio? Che proprietà posso usare? Ho una proprietà che si chiama disable. Set disable true vuol dire quell'oggetto diventa disabilitato. Set disable false, doppia negazione, diventa di nuovo abilitato. Quindi in questo modo, proviamo solo a vedere questo, quando scelgo la difficoltà, clicco su inizia, il bottone inizia è diventato abbandona e la tendina, come vedete, è stata disabilitata. Riesco ancora a vederla in trasparenza, così so qual era la difficoltà che avevo scelto, ma non la posso più toccare. Fino a quando? Beh, fino a quando la partita non sarà finita, in teoria cliccando su abbandona dovrebbe essere riabilitata. Non lo fa da solo perché il codice non è ancora scritto, ma dovrò nella parte di codice di abbandona ripristinare le cose. Quindi ogni volta che cambio modalità di gioco dovrò giocare con abilita, disabilita, cambia il nome al bottone in modo da cambiare l'interfaccia di conseguenza. Oggi non riusciamo a finirlo perché ci mancano solo più 20 secondi, ma domani lo finiremo.